Gloria a Dio. Una felice serata a tutti quanti, Dio ci benedica. E anche stasera siamo in onda. Che l'amore del Signore si manifesti in ognuno di noi, soprattutto nei nostri cari, nella nostra famiglia, chi in questo momento si trova nelle difficoltà con la famiglia. Vogliamo pregare per loro perché possano riprendersi in continuazione. Ciao Titina, ciao Moni, ciao Giovi, ciao Stella Nascente, ciao Paolino, tutti quelli che vedo in vista perché siete tutti nascosti. Un abbraccio. Ciao Petruta, Gibu, ciao Anna Picella. 30, ciao Nicola 78, che il Signore ti benedica. Ancora ciao a Rita di Liborio che sta guardando, che il Signore ti benedica. Ancora stasera, che possa il Signore essere con te, con la tua casa e con la tua famiglia. Ciao Alessio Grimaudo, che dice buonasera, ho avuto un godimento. Gloria a Dio, mi fa tanto piacere che ti sei stato un pochettino in ripresa. E la gloria va a Dio Gesù. Sali, sali Nicola, che dice buonasera, pace a tutti, Angelo. Gloria a Dio, pace anche a te, Nicola. E stasera vi avviso già in partenza che leggeremo la parola in Ebrei capitolo 3. E oggi, giovedì sera, 31 ottobre 2024, ore 19:59. Che la pace del Signore sia con tutti noi. Come ogni sera, vi mostro la Sacra Bibbia. E perché ve la mostro? È perché non vorrei che nessuno restasse senza una Bibbia. Perché chi non ha la Bibbia no, non ha Dio vicino a lui o a lei. Eppure è un pezzo di carta messa tutta unita, eppure raffigura Dio in persona, lo Spirito di Dio vicino a noi. Perciò compratela. Se possibile, ve lo dico sempre ogni sera, se la dovete comprare, la comprate così, che ci sono delle incavolazioni che potete prendere. Ogni punto nero ci sono tre capitoli che potete aprirla e la vedete che è in grande. La potete leggere anche quando siete vecchi e non ci vedete. Bene, adesso che siamo in questa situazione, perché uno deve avere una Bibbia? Perché uno che ha una Bibbia ha Dio vicino. E quando noi abbiamo Dio vicino, siamo felici di avere qualcuno che ci ama come un padre. E quando un padre ama i figli sono tutti felici, perché c'è l'amore di Dio che ci aiuta. Mi devi parlare, chiamami in privato, Antonio. Prendi il numero di telefono, qui non posso farti salire perché sicuramente vorresti dire qualcosa che poi devo tagliare la live e mi dispiacerebbe. Mi aumenteresti il lavoro. Se mi devi parlare ti dico come devi fare. Vai nel mio sito www.gesulalucedelmondo.it.
Ripeto, scrivetelo, www.gesulalucedelmondo.it. Entrando là dentro trovi un cartoncino che c'è il numero di telefono. Ci fai una fotografia così ce l'hai sempre con te. E mi chiami o con il telefono o con WhatsApp, come vuoi tu. E possiamo parlare domani mattina dalle 8:30 fino a ogni giorno. Hai visto che volevi che rompevo la live e poi la dovevo rifare 10 volte? Ok, allora ti faccio scendere anche di qua. Voi pensate che io non entro dentro i vostri cervelli? Il Signore mi ha dato una potenza di entrare dentro i vostri cervelli e capire l'intenzione che avete per diffamare gli altri. E allora chiunque vorrebbe diffamare, pensateci 2 volte perché io già sono dentro il vostro cervello e so cosa volete dire. Ok? Dio sì, con noi e con noi rimanga sempre. Noi dobbiamo fare sempre la volontà di Dio, solo la volontà di Dio, nient'altro. E la gloria va a Dio e Gesù. Bene. Andiamo avanti. Ciao. Iona mi hai 63. Grazie di questo piccolo contributo. Dio ti benedica. Che l'amore del Signore sia con te. Ioana mi hai 63, ti benedico nel nome santo di Gesù. Tony dice che stai combinando con i miracoli, e mica sono io che faccio i miracoli, i miracoli li fa Dio e Gesù. A Dio ci dovete dire che stai combinando, Dio, perché fai miracoli? A lui ce lo devi dire, Tony. Io prego, solo prego, gioia, Tony, la briola. Capito? Io solo prego. Intanto ti saluto anche nel telefonino, ti è arrivato il messaggio di saluto. Grazie, Iona Minai 63 anche nel vostro profilo. Dio ti benedica. La gloria del Signore sia con tutti noi. No, di questi miracoli Dio non ne fa. Tony, la briola, di questi miracoli non ne fa Dio. Ti do un indirizzo dove devi andare a farteli fare. Qui in TikTok ci sono tanti maghi, tanti stregoni, tanto cartomanti. Devi cercare loro. Cartomanti, maghi e stregoni. Cerca quelli lì e loro ti danno il numero vincente. Prima paghi a loro il servizio e poi ti danno il numero vincente. Qui non ne diamo un numero vincente. Dio ti benedica, Tony. Gloria a Dio. Se sono perdenti, perdi tu. E
il denaro che ci hai dato a questi maghi e a questi stregoni e a questi cartomanti. Gloria a Dio. Grazie che mi hai fatto ridere. Tony, la viola. Non ti conviene. Hai capito bene che non ti conviene. E quelli sono cartomanti, stregoni, maghi, quelli rubano il denaro di tasca. Se vuoi vincere veramente, ti devi mettere in ginocchio da solo nella tua stanza, ti inginocchi, chiudi gli occhi e chiedi perdono a Dio e a Gesù. Mentre ti perdona, tu hai vinto l'eternità. La cosa più bella che esista al mondo, Tony. E non hai bisogno neanche di denaro quando vinci l'eternità. Buona, no, no, per te, dice Ioana Minai, buonanotte. Gloria a Dio, gloria a Gesù, Ioana Minai. Se puoi tradurre in italiano con Google il messaggio che mandi. Se potete tradurre in italiano è buono, così tutti capiscono il messaggio. Con Google è facile tradurre. Gloria a Dio. Bene, cari nella grazia. Adesso ringraziamo il Signore e passiamo alle informazioni, quelle più importanti, perché tempo non ce l'abbiamo. La prima informazione è che io ogni fine di live, sia nel computer che sia nei telefonini, aggiungo a tutti il mi segui. Non parli bene italiano, ma non fa niente, tu apri Google, traduttore, traslate Google e ci metti le parole scritte nella tua lingua e lo traduci in italiano e poi lo incolli qua. Va bene? Così tutti ti comprendiamo, perché è bello che tutti comprendano, così possono risponderti. Tutti. Sì, significa buonanotte, io l'ho capito già, come infatti ci ho detto buonanotte. Ok, dice, ma che lingua è, Tony, che lingua è? Che lingua è che parla questa persona, Ioana Minai 63? Elena Patrizia dice buonasera a tutti voi, buon ascolto con Angelo. Alleluia, un emocone gialla. Abidullan, la Tifi, ti saluto, pace del Signore. Ah, è Eudin, Romania. Ah! Io ho tanti fratelli e sorelle qui in TikTok di Romania. Mi fa piacere averti con me come fratello e sorella. Vedo che c'è una foto in due. Il Signore ti benedica. Gloria al Signore. Bene, cari nella grazia, come stavo dicendo, dato che io ogni volta che chiudo la live vi aggiungo con il mi segui a tutti. E siccome quando vi aggiungo il mi segui mi dice che siete privati, messi nel profilo. Questo vuol dire che non mi accetta il privati. Prima vi deve mandare la notifica a voi.
e voi mi accettate la notifica. Siccome non sapete dove sono le notifiche che vi mando e voi non mi accettate mai. E io ogni volta mi stufo a darvi mi seguito. E allora ho deciso che dopo la terza volta, alla quarta, vi blocco. Non faccio male, vero? È vero che non faccio male, io vi sto avvisando. E allora vi conviene di mettervi normali, non privati, perché il privato non serve. Il privato ce l'avete già automaticamente, non dando il mi segui. E se per caso quella persona non vi piace più, subito gli togliete il mi segui, cliccando nella sua foto. Lo fate diventare rosso di nuovo, come prima. E avete risolto il vostro problema della privacy. La privacy serve solo per le persone che hanno dei video splendidi, a luce rossa, fotografie a luce rossa. E non vogliono che nessuno vedano le sue foto o i suoi video. Ma se voi state venendo nelle mie live, le mie live sono con Dio e con Gesù. Le persone che hanno fotografie splendide a luce rossa non sono degne. Non sono degne. Prima devono chiedere perdono a Dio, Gesù e poi venire nelle mie live. E vi ho detto tutto il motivo. Se per caso non mi vedrete più in giro e mi vedrete dopo quando cambio le nuove live, perché io ho più di 60 profili. Se mi vedrete fra un anno con una live nuova, e allora, e se siete sempre privati, vi blocco sempre. Dopo la terza volta, alla quarta volta, vi blocco. Perciò vi conviene mettervi normale. A parte questo, altra informazione. Voi sapete che, ed è un periodo di tempo che sto cercando di sollevare il morale a tutti. Come infatti trasmetto da oggi in poi solo la predicazione e aiuti spirituali con la preghiera. Tutte le altre cose li faccio in privato perché non voglio più essere giudicato da tutti in questo TikTok. Mi sono stufato di avere critiche. E allora, quando voi avete bisogno di qualcosa, andate nel mio sito www.gesulaluce.com. Del mondo.it, oppure andate in Google, scrivete Angelo Piccone e trovate il mio numero di telefono. Oppure scrivete in Google Angelo Piccone, numero di telefono, o in YouTube o in Facebook e trovate il mio numero di telefono. Mi chiamate in privato e noi possiamo fare le cose che desidera il vostro cuore, tutto, 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 quando dico tutto, tutto. Bene, oltre a questo, vi dico anche che sto pregando che l'Italia venga liberata da mani inopportune, di diventare l'Italia più ricca di tutto il mondo. Sto pregando. E siccome parlando con voi, il Signore, tutto quello che ci sto dicendo, Lui me lo sta donando. Un saluto a Liuba che dice pace. Pace, Liuba, Dio ti benedica. E dato che mi sta donando tutto, sto pregando che tutta questa democrazia politica,
presidenti cascano come pere dall'albero e non preferiscono più di salire né loro e neanche altre persone. Solo un uomo deve comandare quest'Italia. Un uomo che lo sceglierete voi, che parli con Dio, che ama Dio, che ama i suoi figli, ama sua moglie e si comporti bene con il popolo di Dio e che faccia tutto quello che Dio gli riferisce. Ecco perché l'Italia diventerà la nazione più ricca del mondo. Per questo motivo, punto e basta, e chiudo l'informazione. Non vado a prolungare. Se volete tutto il prolungamento, andate in YouTube, scrivete sopra qualsiasi video Angelo Picone. Quando vedete la mia foto, ci cliccate. E mi date mi segui e cliccate la campanellina delle notifiche e le accettate tutte, così vi arrivano i video fino nella vostra email. Quando carico un video vi arriva. Oltre a questo, ce ne sono tante notizie, ma non voglio far tardi con la parola di Dio. Ma solo vi dico che noi abbiamo un Dio meraviglioso, che la sua mano non si è accorciata. E qui, in queste live, il Signore si manifesta per qualsiasi problema che esiste al mondo. Qualsiasi malattia. Siete affetti di qualcosa? La prima cosa che dovete fare andare in ginocchio, chiedere perdono a Dio e a Gesù, altrimenti non guarirete mai. Neanche se state 50 anni, anche qui in queste live. Se non chiedete perdono a Dio e a Gesù, Dio non vi guarisce, perché questi mali vengono per i vostri peccati. Avete capito? Se non togliamo il chiodo del peccato che è dentro di voi, voi non guarirete mai. Avete presente se qualcuno si pianta un chiodo nel piede e ha voglia che se ne va a pronto soccorso con tutto il chiodo piantato e arriva là e il medico ci fascia e ci disinfetta la ferita, ma se c'è chiodo dentro non guarisce mai la ferita. Allora il medico cosa fa? Prende la pinza o la tenaglia e gli toglie il chiodo. Togliendo il chiodo disinfetta la ferita e la ferita guarisce. E così siamo noi, cari nella grazia. Se noi abbiamo un chiodo piantato nel cuore o nello spirito, noi non guariamo mai. Il chiodo è il peccato. È il peccato che noi, purtroppo, in un modo o nell'altro, abbiamo fatto. Ora dobbiamo togliere questo chiodo e allora guariremo automaticamente. Bene, adesso finito questa informazione, passiamo alla preghiera. Perché bisogna pregare? La Bibbia ci insegna che la preghiera è l'unico strumento che ci mette in comunicazione con il divino Dio.
Dio nostro Padre e Gesù Cristo, suo Figlio, il Salvatore del mondo. Ciao Unica, Dio ti benedica, ti sto salutando e ti aggiungo. Ci fa mettere in condizione con questo Dio e con questo Gesù automaticamente mentre noi ci mettiamo nelle condizioni perfette con Cristo e Gesù. E allora, buonasera a tutti, dice Unica. Salutiamo Adorella Unica tutti insieme. Buonasera, gioia, figlia di Dio. Noi siamo convinti che mentre noi ci inginocchiamo davanti a Dio e Gesù che preghiamo, saremo liberati da tutti i nostri problemi, ferite, disgrazie, trauma psicologico, ictus, tumori e altro, dolori in tutto il corpo. Malattie del sangue, dialisi e tante altre cose che è inutile che le diciamo tutti perché ce ne sono adesso, hanno scoperto moltissime ferite che sono, diciamo, malattie che ancora non si conoscono. E loro le chiamano malattie sconosciute. Ma Dio non ha problemi, non ha problemi per queste malattie sconosciute. Noi gli dobbiamo presentare che abbiamo bisogno di guarire. Non è necessario neanche dirgli a Dio che cosa soffriamo, perché lui lo sa, perché prima che noi ci siamo ammalati, la notizia del nostro peccato è arrivata a lui e lui ha mandato il resoconto del peccato che è andato a finire nel nostro cervello condiviso. E dato che questo cervello condiviso si riempie, viene il mal di testa e non entrano più altre notizie. Ma con lo sforzo di tutte queste notizie che vogliono entrare, purtroppo il mal di testa viene continuo, la prima volta, la seconda, la terza, la quarta, diviene più potente, più energico il dolore del mal di testa. E siccome abbiamo lo Spirito Santo qui, alla radice del naso qui, mi metto bene così mi vedete, lui è il capitano del nostro cervello, del nostro corpo, del nostro spirito. E dopo la quarta volta interviene lui. Non fa venire più il mal di testa, togliendo un po' di peccati di qua e li butta dentro di noi. Attenzione, non li butta ai piedi di Gesù, perché Dio non vuole. Glielo dice Dio. I peccati li devono buttare loro. Voi li dovete buttare ai piedi di Gesù, i peccati. Dato che voi non li buttate, Dio dice allo Spirito Santo, buttaglieli dentro di loro. E dove li butta, somatizza una malattia. Guardate, se li butta nelle mammelle delle donne, blocca il sangue, non fa entrare più il sangue nella mammella. La mammella non viene ossigenata,
ciò che c'è dietro la mammella muore. Come avete capito, quella donna ha subito un problema sotto la mammella. La carne sotto la mammella muore. E quando la carne muore, in quel reparto sotto la mammella escono altri vermi. Quei vermi sono i tumori maligni e benigni. Lo sapete, vero? Ma noi non vogliamo parlare di queste cose, per non dare fastidio a nessuno. Chi vuole aiuti mi venga a cercare in privato. Il numero lo potete prendere nel mio sito www.gesulalucedelmondo.it o in Google Angelo Picone o in YouTube Angelo Picone o in Facebook. Adesso noi dobbiamo pregare. Sì, Patrizia, te lo spiego. C'entrano. Hai presente la donna curva che entrò nel tempio? E Gesù gli disse: donna, i tuoi peccati ti sono rimessi. Gli ha tolto i peccati e la donna si addrizzò. Se non studi la Bibbia non puoi capire però. Se capisci questo, capisci che sono i nostri peccati che ci fanno ammalare. Mi spiego? Spero che mi hai capito, di Elena Patrizia. Quando noi ogni sera depositiamo in preghiera i nostri peccati, noi non ci ammaleremo mai, 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 mai e poi mai. Dobbiamo dire la sera quando ci inginocchiamo davanti a Gesù per tutti i peccati che abbia fatto oggi e quelli di prima, ti deposito ai piedi tuoi, mio Gesù, perché voi non lo sapete come peccate. Noi pecchiamo con la mente, la nostra mente è come un cavallo selvaggio. Voi lo capite che non sono le cose che facciamo con le mani, eh? O con il corpo e pecchiamo. Noi abbiamo peccato prima di fare questi peccati con le mani e con il corpo sotto le lenzuola, perché prima abbiamo meditato di fare quel pensiero. Avete capito? Noi pecchiamo con il nostro pensiero. Se ora avete capito, allora andiamo in ginocchio, ovunque ci troviamo. Se non potete andare in ginocchio, come sono io in questo momento qui seduto, chiudete gli occhi e immaginate che andate in ginocchio. È la stessa cosa.
Dovete immaginare che andate in ginocchio e chiedete a Dio che vi benedica una luce davanti a voi. E in quella luce immaginate Gesù, ma siete voi che dovete vedere la luce con gli occhi chiusi e Gesù con gli occhi chiusi. Perché se aspettate che vi compare una luce davanti a voi e Gesù davanti a voi e voi lo potete vedere, potete stare fritti in padella una vita intera e non lo vedrete mai. Tutto sta psicologicamente, spiritualmente, per fede. Noi dobbiamo, come disse Gesù, a uno che diceva: io non credo, semmai ci metto il dito nel suo costato e nel buco della sua mano. Sapete che è Tommaso, vero? E Gesù, la seconda volta, quando venne a porte chiuse, chiamò Tommaso e gli disse: vieni, Tommaso. Rabbi, gli disse Tommaso, adesso ci credi? Sì, adesso ci credo, perché ti ho visto, se no non ci credevo. E Gesù gli disse: beato chi crede avendo non veduto. Noi dobbiamo credere, immaginare tutto quello che desideriamo, perché lo Spirito Santo che è qui, di Dio, vede i nostri pensieri. I nostri pensieri formano il dilemma dell'oggetto che noi stiamo pensando. Per lo Spirito Santo è questo che lui prende. Non prende quando noi accarezziamo una persona. Non ci interessa lui, perché già abbiamo peccato diverse volte per quell'azione. Perché quando noi desideriamo una persona e magari quella persona non vuole, non lo sa neanche che noi la stiamo pensando. Quante volte abbiamo pensato una donna oppure un uomo? Dipende sesso dalla persona che pensa. E quella persona non sa neanche che noi la desideriamo. Quante volte la desideriamo, e tante volte che la desideriamo, pecchiamo. Vedete quali sono i peccati? Questi sono i peccati. Lo dico per i giovani: quando fate alzabandiera, state peccando. Ecco perché vi compare nei brufoli, nel viso, le ragazzine diventano con il viso raccamato di brufoli. Questi sono i vostri pensieri che formate con la vostra mente, che desiderate e non potete ottenere. Volete un viso buono, sempre attivo, un viso splendido, meraviglioso nella povertà? Non pensate le cose che non potete ottenere. Avete capito? Se mi date ascolto, la vostra povertà sarà splendida. Non avete neanche un brufolo. Neanche un brufolo avete. Questi sono i vostri pensieri che voi attivate, perché non potete averli. Desiderando un ragazzo e quel ragazzo non ha neanche la pallida idea che voi state pensando a quello. Voi state peccando. Questi sono i vostri peccati che vi colpiscono nel viso, nella pubertà, subito, senza
bisogno che va lassù. È automatico. I nostri pensieri dovrebbero essere corretti subito. Ecco perché vi dico di scrivervi alcuni messaggi che potrete sostituire subito quando vi viene un pensiero negativo. Qualsiasi pensiero negativo che vi sta venendo nella mente non deve passare neanche 60 secondi. Perché dopo 60 secondi viene registrato qui, nella nostra mente collettiva, e fa un solco, e già automaticamente, dopo registrato, colpisce. State pensando a qualcosa che non potete ottenere, e voi vedete che non va per voi, sostituitelo. Sostituitelo con altri pensieri preparati già prima. Se un pensiero di odio, sostituitelo con un pensiero di amore. Se un pensiero di vendetta, sostituitelo con un altro pensiero di gioia, di perdono, di tranquillità, di benessere. Vedete, ce ne sono tanti pensieri che potete scriverli prima e insegnarveli a memoria. Perché non c'è neanche lo spazio di tempo di poter andare avanti con questi pensieri che ci distruggono. E allora la nostra mente è come un cavallo selvaggio. Avete presente i cavalli selvaggi? Prima che li dominano, chi è che ci sale sopra e non è un domatore perfetto? O si rompe qualche gamba o qualche braccio o va a finire all'ospedale per qualche motivo di rottura. Bisogna che voi diventate pratici di domare questi pensieri. All'istante che vi viene un pensiero negativo, capite che non fa per voi. Eliminatelo subito, cancellatelo come se prendesse una spugna, come se fossimo davanti alla lavagna quando eravate bambini, quando il maestro vi chiamava alla lavagna e vi diceva: Luisa, cancella la lavagna. Così, cancellate quel pensiero e sostituitelo con un pensiero positivo. Se è di odio, perdono. Sostituitelo positivamente qualsiasi pensiero negativo. E adesso mi sembra che abbiamo detto tutto. E ora, che la pace sia con tutti noi, andiamo in preghiera. Padre Santo, Dio d'amore, nell'amore santo del tuo figliolo, vogliamo venire a te. Soprattutto, Padre, stasera ti chiediamo di benedire tutti noi che siamo qui in queste live, le persone che mancano, Signore, e soprattutto quelle che verranno dopo questa preghiera, che possono essere già benedetti in anticipo, prima che vengano. Tu lo sai chi viene, Padre. Benedicili già automaticamente, Padre. E ti preghiamo, Padre, fai scendere una luce splendente qui davanti a ognuno di noi. E mentre viene questa luce, che la vediamo, immaginiamo Gesù qui davanti a noi. Ciao Gesù, amore mio. Grazie. E gli baciamo il primo piede. E poi l'altro, il secondo. No! E un bacio a te, papà. Stacci vicino, padre, ma non ci bruciare. Giusto? Quanto non ci bruci, papà. No!
Quando c'è papà. È un grande splendore, la tua luce. Più bisognosi di questo mondo, padre, e ancora quanti sono malati, questi suoi genitori, fratelli, sorelle, quando possono tornare tutti a casa e essere sotto la loro protezione. Grazie, Padre, alleluia, gloria al tuo nome, Signore. Quanti ancora hanno bisogno, Padre, alzo la mano, Padre. Sii tu, Padre, a salvarmi, Signore. Rispetto e reverenza, grazie Padre. E allora, quanti signore hanno altri bisogni, Signore? Metto tutto nelle mani del tuo figlio Gesù. Alleluia, Signore, quanti ancora in questo momento ancora non sanno che pesce prendere o a chi rivolgersi, Signore, stende la tua mano su loro. Tutti quelli che sono separati, Padre, fai che possano riunirsi di nuovo e avere una vita felice. Sì, Signore, e tutti coloro che sono nelle carrozzelle, Signore, handicappati, chi ci manca un braccio, un piede, chi è cieco, chi è muto, chi è sordo, Signore, fai sì che cada una pioggia di benedizione e fa miracoli su miracoli. Signore, che possa trovare ognuno la sua gioia, la sua sicurezza e la sua felicità. Grazie, Padre. E per ogni cosa, Padre, metto tutto nelle mani del tuo figliolo Gesù, che tu l'hai benedetto e incoronato in eterno. Amen. Gloria a Dio. Gloria a Gesù. Alleluia. Unica, dice grazie Padre, amen, ha gradito diverse volte la live. Il Signore è grande ed è potente e stasera chi ha bisogno di un miracolo? Vada in ginocchio come specificato e chieda perdono a Dio. Come vi avevo annunciato,
La parola che leggeremo è in Ebrei capitolo 3. La Bibbia in Ebrei capitolo 3, che leggeremo questa famosa parola. Già, in questa famosa parola c'è un titolo e lo dichiaro: Cristo superiore a Mosè. Conseguenze dell'incredulità. Non sappiamo che Cristo è superiore a Mosè, ma a Gerusalemme alcuni gentili e altre categorie ancora non ci credono che Gesù è superiore a Mosè, perché a Gesù lo hanno identificato come un profeta. Ancora credono che Gesù è un profeta e aspettano che venga di nuovo un Salvatore. Capite? Ancora pensano che Mosè è superiore a Gesù. Di Lena Patrizia dice: ti chiedo perdono, Padre, per tutti i miei peccati. Amen. Un cuore e due manine in preghiera. Vedete come si fa? Così. Già, digitando, scrivendo, pensando queste formule di parole, già il nostro cervello va automaticamente in sintesi di ravvedimento. Questo vuol dire che di Lena Patrizia si è incominciata a ravvedersi. Non c'è bisogno di fare viaggi scalzi a Lourdes o di leccare con la lingua il pavimento di una chiesa. Mi ricordo che alcuni gli facevano leccare il pavimento di una chiesa, e a volte la lingua di quelle persone si grattava tutta e ci usciva anche sangue. Questi sono gli uomini delle chiese che non fermano queste persone che fanno queste promesse, di non fargli capire o fargli capire il bene e togliendo le cose male. Dobbiamo comprendere il valore che Dio ci dice attraverso la sua parola, leggendo la sua parola. Quando non comprendiamo la sua parola, andiamo a chiedere a qualcuno che ne sa più di noi e gli diciamo cosa vuol dire questa parola. Un saluto a Samantha Rossi. Ciao, gioia di sorella cara in Cristo Gesù. Ti voglio bene, tanto, 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 tanto. E ti benedico nel nome di Gesù. E qui dice conseguenze dell'incredulità. Siete persone credenti o incredule? Se siete persone incredule, cercate di diventare credenti.
Samantha, ti ho aggiunto come gestore, come hai preferito oggi, ora ti aggiungo nell'altro. Sei gestore in tutti e due i profili, Samantha. Se vuoi salire, puoi salire. Grazie a Iebra Zord che ha gradito la live. Cari nella grazia, le conseguenze dell'incredulità sono gravi. Non dobbiamo essere come Tommaso. Che Tommaso, dopo che vide Gesù, disse: adesso credo. Noi non possiamo vedere più Gesù, perché Gesù ormai è lassù, non fa più parte qui di questo mondo, Gesù. Noi vedremo Gesù solo quando il nostro corpo cade per terra morto 100 anni. La nostra anima si evolve e va con Gesù. Ciao Concetta Marchese, ti sto salutando e ti faccio entrare. Date l'invito che vi faccio entrare. Avete capito? Non possiamo essere increduli. Ma credenti, ciao gioia, come stai? E gioia, ma tu è da tanto tempo che c'hai la febbre adesso, quanti giorni c'hai la febbre? E domani o chiami il medico oppure ci vai tu. Se ci vai tu è meglio. Va bene, non vorrei che agosto. L'importante è che stai facendo qualcosa, va bene? Ok. Ok. Ma soprattutto fai un. Soprattutto. Sì, sì, soprattutto fai un profumo. Un profumo, prendi un po' di camomilla, bollisci un po' d'acqua con la camomilla abbastanza, lo metti dentro una bacinella, ti metti una coperta di sopra e inali il profumo di questa camomilla. Benedetto tu, l'avevo fatto. Ma la devi fare in continuazione finché ti passa, capito? Sì, Perché mentre tu ispiri questo, diciamo, odore caldo, i polmoni si liberano del virus che c'hai dentro. Va bene, perché soprattutto hai preso un virus della bronchite. E tu la bronchite ce l'hai un po', mi capisci, vero? Ce l'hai permanente la bronchite. Ti Sì. avevo chiamato per Sì, dirtelo. non ti ho potuto chiamare perché adesso sto gestendo le cose più migliori e do spazio anche alla famiglia, capito? Prima ero 24 ore su 24 per il popolo di Dio, adesso gestisco anche la mia famiglia ed è giusto così. Perciò voi mi dovete chiamare quando io sono libero. Mi date il messaggio e io vi rispondo. Ogni tanto guardo e vi rispondo. No, 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 Concetta, non ci siamo. Domani mi chiami tu. Perché io finisco qua tardi, finisco a mezzanotte, l'una e poi devo andare a dormire. Allora.
Domanda. Esatto. Ok, riposati adesso. Chiudi il microfono e riposati, va bene? Ok, io pregherò per te adesso. Padre Santo, nel nome santo del tuo figliolo, benedici Concetta Marchese, fai che questo virus che ha preso di bronchite possa volarizzare dai suoi polmoni, via, e cadere ai piedi di Gesù. Grazie, Padre, nel nome santo del tuo figliolo Gesù Cristo. Amen. Bene, chiudi il microfono, Concetta, così non entrano scariche nel microfono. Adesso che abbiamo chiarito tutte le conseguenze dell'incredulità, noi leggiamo la parola. Sempre per chi è entrato da poco, stiamo leggendo Ebrei capitolo 3. Dal primo versetto dice: perciò, fratelli santi, che siete partecipi della celeste vocazione, considerate l'Apostolo e il sommo sacerdote della nostra confessione di fede, Gesù Cristo. Cosa dice qua? Considerate. Perciò dice, fratelli santi, considerate. Che cosa? L'Apostolo è il sommo sacerdote della nostra confessione di fede, Gesù Cristo. È inutile che noi chiamiamo un fratello e ci confessiamo con un fratello. È inutile, non vale, non vale. È inutile che noi chiamiamo un pastore o un ministro di fede, gli diciamo, fratello, prega per me. È inutile, è inutile. Ve lo dico, quante persone nelle chiese entrano malati ed escono malati, 50 anni, 60 anni, che vanno nelle chiese non sono mai guarite, perché si rivolgono agli uomini della chiesa, al pastore o ai ministri della chiesa. Non si rivolgono a Dio in ginocchio chiedendo perdono. E questo è il nostro peccato. Noi dobbiamo rivolgerci direttamente a Gesù. E lo possiamo, ve l'ho detto, basta che andiamo in ginocchio, immaginiamo. Ce ne sono tante foto che abbiamo visto, film di Gesù. Sicuramente la vostra immagine è mitica nella vostra mente. Basta che immaginate quel prodotto di quella foto davanti a voi in ginocchio e chiedete perdono, se possibile. Prima che chiedete perdono, piangete. Se avete la possibilità, piangete. Piangete al dirotto. Con lacrime di sangue, come Gesù ha pianto nel giardino Getsemani, prima di essere preso dai soldati. Quella notte lui ha pianto, e voi lo sapete, mentre si portò alcuni apostoli, gli disse: state qui che io mi distacco un pochettino e prego il Padre mio. Mentre si distaccava per pregare, tutti gli apostoli che erano con lui si addormentavano.
Cadevo in un sonno profondo. Sì, Dilena, Patrizia, pregherò per loro e pregherò anche per te che non ti mancano, che tu li possa sentire vicino al tuo cuore, stasera stesso. Padre, ti prego per Dilena, Patrizia, che i suoi cari gli mancano tanto, che possa sentire l'affetto di loro vicino a lei. E non sia più sola. Grazie, Padre, nel nome santo del tuo figliolo Gesù. Amen. Vedete, la sorella di Lena, Patrizia, si sta avvicinando molto alla fede. Ma molto alla fede. Perché lei non lo sa, io sono dentro il suo cervello e vedo la sua commozione verso Dio e verso Gesù. È una donna attiva, attiva, mi sta seguendo ogni giorno. E questo seguimento è molto importante. Come la sorella unica che dice Amen, Amen. È un paio di giorni che lei sta seguendo questa live con cuore aperto e gradisce la live. Quando noi gradiamo la live, vuol dire che gradiamo le persone che stiamo nominando. E noi stiamo nominando Dio e Gesù. Gli angeli e i santi. E allora anche Unica dice, esatto, noi stiamo avendo un contatto con loro. E mentre noi li nominiamo, loro hanno uno sdoppiamento di personalità. In questi giorni vi prometto che farò dei video di sdoppiamento di personalità. Mentre andrete in un piacevole, gioioso rilassamento di espansione. E la vostra mente vaga, 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 tanto che vola, vola, diventa leggera come una piuma. E voi dirigete la vostra anima con il pensiero, ve lo prometto, in questi giorni preciso che mi prenderò cura di voi, tanto che si apriranno le vostre percezioni extra, 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 extra. Non dico altro. Ma intanto siamo qui per leggere questa parola, che se noi abbiamo fede, noi vedremo cose meravigliose. E qui dice nel secondo versetto che è fedele a colui che l'ha costituito, come lo fu anche Mosè. In tutta la sua casa. Infatti, Gesù è stato ritenuto degno di una gloria tanto più grande di quella di Mosè, quanto maggiore gloria a colui che ha fabbricato la casa della casa stessa. Capite? Gesù, anche che è venuto dopo di Mosè, Mosè è venuto dalla carne,
E fu un uomo di carne. Diventò quello che diventò, ma era un uomo di carne. Gesù invece non fu seminato con il seme dell'uomo che produceva la carne. Gesù fu seminato con lo Spirito di Dio, senza bisogno di un uomo che seminava, per virtù dello Spirito di Dio. Concepì Maria, un bambino. Perciò non è la stessa cosa. Come è possibile che questi ancora persone in Israele ancora considerano Gesù profeta? Il mondo si sta per esplodere e loro ancora aspettano il Salvatore del mondo. E quando deve venire questo Salvatore del mondo? Per loro, se fra poco è destinato questo nostro mondo a esplodere, quando? Ma quando? Ma quando, quando, quando? Se non c'è più tempo, fosse ora che questa gente aprissero gli occhi e il cuore e lo spirito e accettassero Gesù come Salvatore del mondo. Qui lo dice chiaro che Gesù è stato ritenuto degno di una gloria tanto più grande di quella di Mosè. Come mai questa generazione di questi gentili e altri ancora aspettano il Salvatore del mondo? E rifiutano Gesù come il Messia. Nel quarto versetto, sempre per chi è entrato da poco, stiamo leggendo Ebrei capitolo 3, quarto versetto. Ora ogni casa è costruita da qualcuno, ma colui che ha fatto tutto le cose è Dio. Forse non è vero. Io sono un costruttore. Adesso sono in pensione, ma quando avevo 20 anni ho cominciato a fare le prime case da costruttore, da maestro. A 20 anni già costruivo case. Figuratevi che io non ho avuto il tempo di fare la manovalanza perché i miei fratelli erano muratori. E i miei fratelli mi dissero: di meno manovalanza farai e meglio è, buttati capo e testa e mente e spirito di insegnarti subito, perché non vogliamo che tu carichi pesi sulle spalle come i manovali. E così subito mi sono preso la cazzola in mano e metro in tasca e ho fatto il muratore subito a 20 anni. Ho fatto la prima casa e quando ho fatto la prima casa, per disarmare le panzelline, avevo paura. Ho
di disarmarle. E la notte pensavo che appena gli toglievo il supporto delle tavole di sotto le panzelline, la notte sognavo che mi cadevano addosso. Ma quando ho disarmato la prima panzellina, non è caduta addosso e neanche il pavimento, ho preso coraggio, come i bambini quando cominciano a camminare e si fanno a bubù nei ginocchi, si rompono il ginocchio e non vogliono più camminare, si prendono il spavento, ma poi la mamma e papà gli dice: vieni da papà, vieni da mamma, corri! E cominciano di nuovo a correre. E così ho fatto io. Mi sono lanciato. In una settimana, sì, a bubù, unica, dice a bubù. A bubù vuol dire si è fatto male, in dialetto qui siciliano. In una settimana facevo un appartamento, la gettata, mura, carpenteria, ferro, pavimento e gettata, una settimana. Che potenza che avevo. Quella che non c'ho adesso. Adesso sono vecchio. In pensione. E così vi ho raccontato la mia storia, una tra parentesi della mia storia. Quante sono le mie storie? Tantissime, tantissime. Buone, belle e brutte. Ma più sono le buone che le brutte, perché le brutte le ho seppellite. Ogni sangue di Gesù. E non me li ricordo più, anche che loro vogliono apparire davanti a me, io gli dico: va retro, non venire più davanti ai miei occhi, perché Dio mi ha perdonato. Capite? E così dovete fare voi. Quando vi vengono dei pensieri brutti, scacciateli. Ditele: per il sangue di Gesù, va retro, va via da me. Mettetevi in ginocchio davanti a Gesù e chiedetegli perdono. E così non vi assaliranno mai più. Nel versetto 5, Mosè fu veramente fedele in tutta la sua casa come servo per testimoniare delle cose che dovevano essere dette. Ma Gesù, come figlio, lo è sopra la propria casa e la sua casa. Siamo noi. E riteniamo ferma fino alla fine la franchezza e il vanto della speranza. Vedete come fu per Mosè, che fu veramente fedele in tutta la sua casa come servo, per testimoniare, lui testimoniava le cose che dovevano essere dette. Sì, Patrizia, così va retro. Dio mi ha perdonato. Così, scacciateli nel nome di Gesù, per il sangue di Gesù. Va retro, Satana, via. Qui, come Mosè testimoniò e fu fedele per le cose che dovevano essere dette e fatte, così Cristo, come figlio, lo è sopra la propria casa e la casa
siamo noi. Perché dove due, tre, quattro persone sono riuniti, lì c'è la casa di Dio e Gesù. Lo sapevate questo? Noi non abbiamo bisogno delle chiese per andare a riscaldare le sedie. Le sedie ce le abbiamo anche a casa nostra. Quando noi invitiamo due o tre persone a casa nostra, lì possiamo fare un culto al Dio vivente. Dicendo a queste persone, noi usiamo che preghiamo. Volete partecipare? Sì, Patrizia, domani facciamo gli auguri a tuo padre. Tranquilla. Chiamami però quando sei libera. Non credo che lavori tutto il giorno. Quando sei libera mi chiami. E qui nel versetto 7, sempre per chi è entrato da poco, stiamo leggendo Ebrei capitolo 3, dal versetto 7 in poi. Perciò, come dice lo Spirito Santo, oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori, come nella provocazione del giorno della tentazione nel deserto. Non induriamo i nostri cuori, come fu nella tentazione nel deserto. Ci fu un momento nel deserto che tentarono tutti Dio. Lo sapevate? Fecero anche adirare Mosè quando gli chiedevano l'acqua, 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 l'acqua. E Mosè si adirò, sbatté con il bastone nella pietra, adirato, e disse: volete l'acqua? E l'acqua vi do. Sbatté il bastone, l'acqua uscì, ma Dio si adirò contro Mosè. Dio fece il miracolo lo stesso a Mosè per non farlo discrepitare di capitolo a Mosè, ma si adirò contro Mosè, perché Mosè non ha dato rispetto a Dio. Non disse: volete l'acqua? Aspetta che adesso io prego che Dio ci congeda l'acqua. No. Lui, sapendo che agitando quel bastone faceva il miracolo di quello che voleva lui. E così fece senza chiedere il permesso a Dio. E Dio si adirò. E da quel gesto Mosè non entrò nel paese dove gli aveva promesso di entrare tutto il popolo di Dio. Mosè, quando arrivarono nella terra promessa, gli disse: Mosè, affacciati da questa montagna, contempla tutto questo paese che io do al mio popolo, ma tu non entrerai in questo paese perché ti sei adirato alle acque di Meriba. Fecero peccare a Mosè, questa gente malvagia che piagnucola sempre e pettegola sempre. Tutto il sacrificio che fece Mosè glielo fecero perdere il prestigio di entrare
nella terra promessa. Ora, quando Dio vi dà delle capacità, non vi dovete mai adirare con nessuno, mai. Perché quando vi adirate con qualcuno, voi perderete tutto. Tutto quello che Dio vi ha dato ve lo toglierà. Perciò vi dico, non adiratevi mai, ma mettetevi in ginocchio e chiedete perdono a Dio e Gesù. Nel versetto 9 dice dove i vostri padri mi tentarono mettendomi alla prova, pur avendo visto per 40 anni le mie opere. Perciò mi sdegnai con quella generazione e dissi, errano sempre col cuore e non hanno conosciuto le mie vie. Così giurai nella mia ira non entreranno nel mio riposo. Dio, anche lui, si adirò tramite questo popolo che sempre piagnucolava. Criticava e diceva cose assurde. Dio si sdegnò tanto che voleva distruggerli tutti. E a Mosè gli diceva: procreerò un'altra discendenza e tu li pascerai. E in quel momento Mosè calmò l'ira di Dio. Mosè in quel momento fu il toccasana di Dio, perché gli diceva: oh mio Dio, che mai sia che tu ti adiri con questo popolo e lo distruggi, perché la gente che viene a sapere che tu l'hai portato in questo deserto per portarlo in una terra promessa e non gliel'hai portata, e poi quando sono stati al centro del deserto li hai distrutti, cosa diranno gli altri quando sentiranno che tu li hai fatto uscire dal paese d'Egitto per portarli isolati nel deserto per ucciderli? Cosa diranno? Non farneticheranno sul tuo conto e sarai non creduto più? Guardate, Mosè plaga l'ira di nostro papà, Dio. Dio si placa e non distrugge più quella popolazione. Nel versetto 12 dice: state attenti, fratelli, che talora non vi sia in alcuno di voi un malvagio, cuore incredulo, che si allontani dal Dio vivente. Qui lo dice chiaro. Tina, Dio ti benedica. Qui lo dice chiaro, state attenti,
fratelli, che talora non vi sia in alcuno di voi un malvagio cuore, incredulo. No, non lo sai chiudere il microfono, vero? Te l'ho chiuso io il microfono. Basta che tu clicchi nella tua foto stessa, si apre un separé e c'è scritto il microfono. Ci clicchi e lo chiudi. Quando devi parlare, ci clicchi di nuovo e parli. Adesso è chiuso. Nel 13° versetto dice: ma esortatevi a vicenda ogni giorno finché si dice oggi, perché nessuno di voi sia indurito per l'inganno del peccato. Qui ci dice di esortarci, cari della grazia. Noi ci dobbiamo esortare tutti nella grazia di Dio e Gesù. Oggi, che nessuno di voi sia indurito per l'inganno del peccato. Ve l'ho detto, se siete peccatori, guardate che Satana vi viene vicino e vi dice: ma cosa fai qua? Lo sai che tu sei una peccatrice? Lo sai che tu sei un peccatore? Hai fatto questo, 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 ve li butta tutti in faccia. E voi, dato che siete deboli, vi afflosciate nella fede e vi abbandonate nelle mani di questo Satana. State attenti, lui ve lo dice. Ma esortatevi a vicenda, dice, ogni giorno finché si dice oggi, perché nessuno di voi sia indurito per l'inganno del peccato. Il nostro peccato è un inganno. A volte il nostro peccato neanche lo sappiamo cosa abbiamo fatto, perché pensavamo che il peccato era quando uccidevamo qualche persona, oppure quando facevamo qualcosa di peccaminoso con la carne. No, no, ve l'ho spiegato in anticipo. Questo è scontato già dopo che noi abbiamo già peccato. Quando lo facciamo con la carne, il peccato, già noi siamo stati già giudicati da Dio per questo stesso peccato che facciamo con la carne. Perché noi abbiamo peccato con la mente. E ve lo spiego diversamente, non come ve l'ho spiegato all'inizio della live. Mio figlio è ingegnere. Voi sapete che l'ingegnere, quando fa una casa, ci va il proprietario allo studio e ci dice: senta ingegnere, io vorrei fare una casa, però ho questo terreno. In questo terreno deve essere una casa più o meno come la desidero io. E allora gli spiega: voglio due stanze, il cucinino, il bagno, doppio servizio, una terrazza, la scala e vari servizi aggiuntivi.
L'ingegnere si marca quello che unica se ne va. Angelo, io vado, ti auguro una serena serata, a presto, ti voglio bene, anch'io ti saluto. Dio ti benedica, unica, Padre Santo ti prego per unica, questa sorella cara, fai che mentre va a casa possa riposare tranquillamente, lei con tutta la sua famiglia. Grazie, anche per Dilena, Patrizia, Ricia, Varetro. Che Gesù perdona sempre. Amen. Alleluia. Una preghiera per Titina che dice Amen, due cuori, Padre, ti prego per Titina, tutto il suo problema che lei potrebbe avere. Aiutala, non abbandonare. Grazie, Padre, e ancora per tutti quelli che sono nella live, per qualsiasi bisogno che hanno loro. Padre, benedicili tutti. Nell'amore santo del tuo figliolo Gesù, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Nel versetto 14 dice: Noi infatti siamo divenuti partecipi di Cristo a condizione che riteniamo ferma fino alla fine la fiducia che avevamo dal principio. Noi siamo fermi, dice, per questa nostra fermezza che avevamo avuto dal principio della nostra vita, quando abbiamo capito il valore di questa fede in Cristo Gesù. Noi infatti siamo divenuti partecipi di Cristo. Partecipi di Cristo vuol dire che stiamo facendo le orme di Cristo Gesù nei nostri cuori e nel nostro spirito. È questo che ci dà la gioia di essere sempre pieni di vita, pieni di gioia, pieni di speranza e ringioveniamo giorno dopo giorno. Il nostro essere si va modellando. Qui lo dice chiaro. Nel versetto 15 dice: Mentre ci è detto oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori come nella provocazione. Lo dice chiaro. E non dobbiamo indurire i nostri cuori come fu nella provocazione. E provocazione ne abbiamo fatte tante, 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 tante. I nostri padri, quante ne hanno combinato di provocazione? Sì, Dilena dice, noi siamo spirito, brava, vedi che sta entrando nella gioiosa famiglia, già lo vedi, vedi, praticando noi ci evolviamo e giorno dopo giorno diventiamo più potenti. Brava sorella Dilena Patrizia. Nel versetto 16 dice: Chi furono infatti quelli che avendola udita, lo provocarono. Non furono tutti quelli che erano usciti dall'Egitto per mezzo di Mosè, punto interrogativo. Non furono tutta questa gente che uscirono dall'Egitto e provocavano. Mosè. Non furono loro. Nel versetto 17 dice: Ora, chi furono coloro con i quali si sdegnò per 40 anni? Punto interrogativo. Non furono coloro che peccarono?
i cui cadaveri caddero nel deserto, punto interrogativo, tutti coloro che peccarono nel deserto, Dio li castigò per 40 anni. Li fece girare attorno una montagna. Dio in quella sempre montagna che sappiamo noi. Per 40 anni, finché tutti gli uomini che si sono adirati contro Dio e Mosè morissero tutti. E i figli che dicevano: ci hai portato qua e non ci possiamo entrare in questa terra perché ci sono i giganti e moriremo tutti tramite le mani di questi giganti, e i nostri figli non vedranno questa terra. Dio disse diversamente. Tutti coloro che piangevano e sgridavano Mosè morirono tutti girando 40 anni attorno a un monte. La mattina li faceva alzare con la nuvola camminava, girava attorno a quella montagna finché c'era buio. Poi li faceva riposare durante la notte, l'indomani mattina di nuovo si alzava. Li faceva camminare sempre attorno a questa montagna, finché piano piano, a uno morivano tutta questa generazione incredula che non ha avuto coraggio di passare a dar battaglia per liberare quel paese dove scorreva latte e miele. Tutti morirono, tutti. E sappiamo che quando tutti morirono, fece salire a Mosè sulla montagna e gli disse: Mosè, guarda questo paese, latte e miele. Guardalo da est a ovest, sud, nord, guardalo tutto bene perché tu non entrerai. Quando hai finito di guardarlo, spogliati tutti i tuoi indumenti sacri e dalli a Giosuè. Mosè si spogliò degli indumenti sacri e li diede a Giosuè. Giosuè si vestì con gli indumenti sacri e Mosè fu tratto via, lontano da questi uomini. Non si trovò più Mosè. Mosè non si trovò più, a motivo, se non altrimenti diventava un idolo, come Pace Pio, come la Madonna, come San Vincenzo, San Calogero, Sant'Arcangelo, tutte queste statue. No. Dio lo fece scomparire. E fu cercato a lungo e largo, ma non si trovò Mosè. Nel versetto 18 dice: e a chi giurò che non sarebbero entrati nel suo riposo se non a quelli che furono increduli? Nel versetto 19 dice: or noi vediamo che non vi poterono entrare, perché
l'incredulità. Loro non entrarono per l'incredulità. Avete capito? E morirono tutti, uno dopo l'altro. Solo i bambini che crescevano entrarono per conquistare la terra promessa. Stasera abbiamo finito la parola in Ebrei, capitolo 3. Domani leggeremo il capitolo 4. Se qualcuno ancora non ha sonno, se lo legga piano piano e vede cosa capisce. Dove non arriva a capire, chieda a Dio in ginocchio, chiedendoci: Oh mio Dio, oh mio Signore. Cosa vuol dire questa parola? Se glielo dite con senso buono, con cuore aperto, Gesù vi parlerà nel vostro cuore e vi farà capire la parola in anteprima. E la gloria sia a Dio e a Gesù. Con la pace e il ringraziamento di Dio e Gesù. Ora. Ciao Moni, sei caduta? Sì. Bene, cara Dana, grazie. Stasera non voglio stancare nessuno. Adesso io pregherò e poi chiuderò le live dei telefoni e quella del computer. Quella del computer la azionerò subito, così chi non ha sonno può entrare nella live del computer e si potrà vedere sia questa registrazione che fra poco sarà subito messa, che sia tutte le registrazioni che sono nel rullo. E non solo questo, ci sono tutti i miracoli. Successi nei giorni prima da parte di Dio e di Gesù per il popolo di Dio e Gesù. Se questo sarebbe poco, chiedete a Dio quello che desiderate, che Lui ve lo darà. Ti darà il vostro miracolo che voi desiderate. Santo Dio d'amore, nell'amore santo del tuo figliolo vengo a te per dirti grazie, grazie per questa parola che tu ci hai fatto leggere e ci hai aiutato anche a comprenderla. Fai sì che tutti coloro che sono già predestinati a sapere la tua parola e a leggerla, Signore, dagli forza dall'alto di venire all'incontro con la Bibbia e far sì che facciano la tua volontà notte e giorno. Grazie, Padre. Benedici ancora la sorella Dilema, Patrizia, sia lei che tutta la sua famiglia, benedici Monica che è entrata adesso, che era caduta, benedici suo padre, sua figlia, tutta la casa, benedici ancora Matteo, lo zio di Davide, che possa guarire completamente da ogni difficoltà.
benedici Davide, benedici ancora tutti i fratelli e sorelle che sono nei gruppi, quindi che tocchi, e anche quelli che verranno dopo. Per qualsiasi problema, Padre, possono essere sempre guidati dal tuo Spirito Santo che tu metti a ognuno di noi. Grazie, Padre. E Signore, mentre noi andiamo a letto, Padre, ti chiediamo di farci dormire profumatamente bene, senza nessun problema. Grazie, Padre. E tutto questo nel nome santo del tuo figliolo Gesù, che tu l'hai benedetto e incoronato sempre in eterno. Amen. Amen. Pace a tutti, fratelli e sorelle. Adesso vado chiudendo le live. Prima comincio dal computer, così prima che chiudo i telefoni potete entrare nel computer. E la gloria va a Dio e a Gesù. Gloria a Dio. Buonanotte a tutti quanti. Chiudo e riapro quello del computer. Buonanotte Patrizia, a domani. Buonanotte Moni, a tutti quanti. Buonanotte. Se ti va mi chiami Moni, giusto che completo qua e chiudo tutto.